Devo ammettere che non solitamente non mi lascio andare molta emozione, è stato abbastanza difficile ingranare perché comunque l'emozione è stata tanta. E io mi auguro chiaramente che venga sempre più gente perché comunque il calore del pubblico, soprattutto in casa, sarà un fattore determinante con l'andare avanti. Io però devo dire che sono contentissimo e penso che sia emblematico il fatto che io sia qui a parlare con voi perché comunque io sono il tipo di giocatore che ha bisogno della squadra intorno a sé per rendere al meglio, per cui se io gioco bene vuol dire che tutta la squadra si è unita umilmente e con grande appunto umiltà e siamo riusciti a esprimere un gioco che secondo me per lo stato attuale in cui siamo con tutti questi giocatori nuovi è già molto molto avanti, quindi questo sicuramente dà applauso al coach per il lavoro che si sta facendo fare in settimana, ma soprattutto a tutti i ragazzi che veramente stanno e stiamo quindi di conseguenza remando tutti insieme. Ed è una sensazione veramente fantastica che mi mancava, quindi sono ancora più contento della scelta che ho fatto appunto di venire qua. E sai, purtroppo questo non credo che dipenda poi dall'abbondanza o meno, semplicemente noi abbiamo cercato, il coach aveva chiesto grande aggressività, purtroppo siamo, come ribadisco, in una fase quasi diciamo di precampionato per noi, per la squadra, per cui ci sta che alcuni momenti di alti e bassi magari arrivino prima le braccia rispetto alle gambe, così, per cui poi gli arbitri non mi sono sembrati così. Insomma, hanno lasciato giocare, insomma, ci sta secondo me. Secondo me è un nostro punto di forza questo, anzi, cioè non avere diciamo, queste grosse preoccupazioni per i falli personali, perché tanto sai benissimo che dalla panchina si alza un altro giocatore che può dare forse anche più di te, per cui ti dà solo grande tranquillità, immagino. Si diceva che con Agosta Caprari si trova più a suo agio, si trova a suo agio così, siamo messi bene. Sì, lo tranquillizzo, Marco, è uno un po' stressato dalla vita, purtroppo è anziano, per cui no, devo dire che abbiamo già in un anno. Abbiamo creato un grande feeling e chiaramente ci complementiamo anche come giocatori, oltre che come persone, perché comunque, sai, lui mi apre l'aria, io gli creo spazi, per cui, però ribadisco, secondo me poi è tutta la squadra che ci mette le condizioni di rendere, per cui è chiaro che se poi si gioca così è difficile che la Viola possa perdere. Quindi.